L'imprenditore pedinato, aggredito sotto casa e derubato dell'orologio da 40.000 euro, arrestati 3 rapinatori. Dal 1 aprile possono tornare a scuola anche i professori non vaccinati, ma servirà il tampone e non potranno fare lezioni. Per i profughi ucraini, 50 posti nelle strutture dei 9 comuni dell'ambito sociale 6, raggiunta l'intesa con la prefettura che amplia la rete dei centri di accoglienza. Agli enti del terzo settore, 29 euro per ogni persona che scappa dalla guerra. Più bella e sicura, ecco la passeggiata del Molo di Ponente al Lido di Fano, illuminata da 33 nuovi pali con luci a LED. A breve l'intervento sulla pavimentazione. A Mondolfo rinasce il bastione Sant'Anna, da domani tornerà accessibile grazie ai lavori di restauro dopo decenni di chiusura. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, bentornati sul canale 19 per una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano l'arresto di 3 rapinatori che nell'agosto 2020 aggredirono e derubarono un imprenditore pesarese davanti agli occhi della moglie. Sentiamo. L'aggressione non era stata casuale, quell'orologio era già saltato agli occhi dei rapinatori in un ristorante di Riccione dove la vittima aveva cenato con alcuni amici e dove era stato a sua insaputa costantemente osservato dagli esperti componenti del gruppo criminale. I malviventi avevano deciso di attendere che l'imprenditore pesarese terminasse la serata per poi pedinarlo fino a casa in attesa del momento più propizio per colpire. Infatti, una volta arrivato davanti al cancello della sua villa insieme alla moglie, era stato aggredito, minacciato e malmenato violentemente per poi vedersi sottrarre dal polso un orologio del valore di ben 40.000 euro. Dopo la denuncia e le attività investigative sono scattati gli arresti. Al termine di un'indagine condotta dai carabinieri di Pesaro in collaborazione con il RIS e sotto la direzione della locale procura, sono state arrestate 3 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro per una rapina commessa ai danni di un imprenditore pesarese nell'estate del 2020. La risposta dell'arma è stata immediata e si è concretizzata in accertamenti sul territorio e in riscontri di laboratorio operati dal RIS su tracce lasciate dai rapinatori sul luogo dell'imboscata. Un malvivente era già detenuto nel carcere di Rebibbia, mentre gli altri 2 sono stati rintracciati a Napoli. Uno di questi ultimi era ai domiciliari, perché indagato per analoga rapina commessa nell'aprile 2021 a Firenze ai danni di una famosa giornalista. Sin dall'inizio è apparso chiaro come i responsabili della rapina fossero professionisti del crimine che avevano preso ogni precauzione al fine di impedire alle forze dell'ordine di risalire alla loro identità. Infatti il gruppo campano aveva a lungo soggiornato sul litorale romagnolo e marchigiano, utilizzando documenti falsi, schede telefoniche intestate a persone inesistenti e auto noleggiate o esportate verso altri paesi dopo il colpo. Nonostante questo, grazie a mirate e approfondite indagini e all'esame di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nel tragitto compiuto dai malviventi, i carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi e concordanti indizi a carico dei 3 arrestati. Ma non solo, sul luogo dell'aggressione, come accennato dal maggiore Spina, i carabinieri avevano rinvenuto tra i cespugli un braccialetto e un cappellino indossati da uno dei rapinatori durante l'aggressione. La conferma dell'affidabilità della pista seguita dai militari è giunta dagli accertamenti eseguiti dalla sezione biologia del RIS e dei carabinieri di Roma. Infatti, il profilo genetico di uno degli indagati corrisponde con quello ritrovato nel cappellino. E adesso la pandemia da Covid-19, con la fine dello stato di emergenza, cambiano anche le regole per la scuola. Restano le mascherine, ma sparisce la didattica a distanza. Novità anche per gli insegnanti non vaccinati. Infatti, dal 1 aprile, in base al decreto legge che è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il preside non potrà impedire l'ingresso a scuola ai docenti che non si sono sottoposti alla profilassi, ma dovrà destinarli ad altre mansioni. Una notizia che noi questa sera vogliamo commentare insieme ad Angelo Antonioni, docente di matematica e scienze, che già lo scorso anno si era espresso contrario ad alcune norme imposte dal governo. Buonasera Angelo. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Ecco, lei, lo ricordiamo, aveva deciso di non vaccinarsi, poi dallo scorso febbraio è tornato in classe grazie ad un certificato di guarigione dal Covid. Intanto le chiedo come sta e come ha preso questa notizia, se è d'accordo con le ultime decisioni adottate dal governo.
Allora, io sto bene, grazie, non ho avuto particolari problemi e sì, da febbraio sono rientrato a scuola, quindi sono con i miei ragazzi. E il discorso, come accennavo all'epoca del mio primo collegamento, diciamo, non era tanto legato al discorso di vaccinazione, ma quanto ad una costrizione, ad una libertà, di scelta. Io soprattutto su quello e sulla, come dire, soppressione di alcuni diritti fondamentali. Era questa la mia protesta, che è tuttora valida, ovviamente, perché siamo ancora in un periodo in cui i diritti fondamentali spesso e volentieri vengono calpestati. Come ho preso questa notizia? Il decreto è uscito praticamente questa notte, quindi è tuttora al vaglio anche di giuristi ed avvocati, e io non sono uno di loro, quindi non mi posso esprimere. Cosa devo dire? Un'opinione personale è che comunque cominciano ad esserci alcune sentenze a favore di chi è stato sospeso per il reintegro, sia nel mondo scolastico e anche nel mondo delle forze dell'ordine e dei sanitari. Quindi in certo qual modo forse hanno dovuto un pochino allentare, ma personalmente ritengo che sia un falso allentamento, in quanto dovendo rientrare, comunque sottoponendosi alla tortura dei tamponi quasi quotidiani, non si può certo dichiarare una vittoria. Il problema di fondo è proprio l'eliminazione di questo certificato verde che non ha contribuito, non lo dico io, ma ci sono ormai pubblicazioni e dati in abbondanza che lo attestano, non ha contribuito alla sicurezza sanitaria e ha contribuito solo ad una crisi economica sempre più evidente ed anche ad una discriminazione sociale sempre più evidente, purtroppo. Ecco, ricordiamo anche a casa che l'obbligo vaccinale per gli insegnanti durerà fino al prossimo 15 giugno, ma per entrare a scuola, come diceva lei, basterà il Green Pass base, quindi anche il semplice tampone. È riuscito in queste ore a sentire i suoi colleghi sospesi? Che cosa ne pensano? Ma sì, un'esperienza sì, un'esperienza diretta di colleghi, insomma, che non sono affatto soddisfatti di questa cosa, ripeto, perché il fatto di dover tornare comunque sotto costrizione, tra virgolette, e anche con il demansionamento, probabilmente, da quello che mi sembra di aver capito, per cui tu puoi rientrare ma non sei abilitato a stare in classe, quindi un insegnante che non sta in classe, non sta con i propri ragazzi, che insegnante è? Voglio Certo. dire, se Ecco, viene ma lei messo invece magari in potrà sedere continuare a con me. fare lezioni dal primo di aprile? Ma io spero proprio di sì, non sono, scusate, non sono io chiaramente a deciderlo, spero proprio di sì, in quanto diciamo, il certificato di guarigione viene equiparato alla vaccinazione. Questo sì, però ripeto, non è tanto la situazione personale che preoccupa, ma quello in cui sta versando il mondo della scuola e in generale la nostra società, cioè l'idea che ci siano degli insegnanti esperti con ventennale esperienza, parlo per conoscenze personali, che vengano lasciati a casa solo perché si sono rifiutati di accettare una certa cosa, non per incompetenza o perché abbiano fatto qualcosa di male a scuola, per essere sostituiti da persone che non hanno magari mai insegnato, non c'è niente di male, tutti dobbiamo imparare il mestiere, ma è chiaro che la qualità offerta è molto diversa. Angelo, grazie per il suo intervento, per aver condiviso con noi la sua opinione. Le auguro una buona serata. E noi andiamo avanti, passiamo alla guerra in Ucraina. 50 profughi verranno ospitati nei 9 comuni dell'ambito sociale 6, grazie a un accordo di collaborazione con la prefettura. Agli enti del terzo settore che accoglieranno i rifugiati verrà riconosciuto un compenso.
Salgono a 175 gli ucraini ospitati in tutto il territorio dell'ambito sociale 6. A questi si aggiungono le 22 persone accolte a Villa San Biagio e le 7 che alloggiano in una struttura di Sant'Andrea in Villis. È di ieri pomeriggio, invece, l'accordo raggiunto con la prefettura di Pesaro Urbino per creare altri posti nei nuovi comuni dell'ambito dedicati a chi scappa dalla guerra. A fronte della rete dei centri di accoglienza straordinari gestiti direttamente dalla prefettura, della rete degli alberghi, che la regione con la protezione civile sta implementando, si aggiungono anche 50 posti che noi come ambito sociale mettiamo a disposizione grazie alla disponibilità di enti del terzo settore, dalla Caritas, Don Orione e altri soggetti, con i quali nei prossimi giorni firmeremo dei veri e propri patti di sussidiarietà, e questo consente di far rientrare questi soggetti, questi enti, dentro la rete d'accoglienza, e quindi anche di riconoscere chiaramente un valore economico e cercare di dare davvero delle risposte a queste famiglie, che sono in gran parte, tra l'altro, composte da minori, bambini. Gli enti coinvolti offriranno servizi di vitto, alloggio, mediazione interculturale, assistenza sociale e trasporto tramite l'ambito. Poi, in base a quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Interno, riceveranno 22,75 € al giorno per ogni persona ospitata. A questi si aggiungono 6 € per una tessera telefonica, una tantum, e il pocket money, cioè una sorta di paghetta giornaliera. È ancora possibile segnalare le proprie disponibilità sulla piattaforma online, facilmente accessibile sul sito ambitofano.it. Un grande spirito di solidarietà delle nostre comunità, perché sono ad oggi 180 offerte di disponibilità, di cui 75 sono di alloggi. Il nostro servizio sociale professionale, le assistenti sociali stanno facendo un grande lavoro di squadra e davvero dobbiamo dare il segno efficace e concreto di un territorio che vuole accogliere, lo vuole fare in maniera seria, responsabile ed efficace. Continuano i controlli della Guardia di Finanza nei distributori di carburante, dove i prezzi sono aumentati anche a causa della crisi russo-ucraina. In un impianto di Camerino i militari hanno riscontrato la mancata esposizione, in modo visibile dalla strada, dei prezzi praticati, che risultavano indicati esclusivamente nelle colonnine di rifornimento. Inoltre non erano esposti i prezzi del GPL. Dopo altri accertamenti, è emerso che lo stesso distributore non aveva mai adempiuto agli obblighi di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati e delle loro variazioni. L'attività ispettiva si è conclusa con 2 sanzioni che vanno da un minimo di 516 euro ad un massimo di 3.098. Prosegue l'iniziativa denominata Legami di Pace a favore dei profughi ucraini, con il contributo della Lega di Mondolfo Marotta, che sta promuovendo la raccolta di medicinali nelle farmacie, nella farmacia di Piano Marina in via Tintoretto 28. Una parte dei farmaci verrà fatta recapitare tramite la Croce Rossa nelle sedi dell'Opera Don Orione presenti nelle zone di guerra, mentre l'altra parte verrà consegnata direttamente alla comunità di profughi, 18 in tutto tra anziani e mamme con bambini, bambini e neonati, che sono stati accolti nella struttura di Villa San Biagio. L'hanno intitolata Passeggiata per la Pace, dell'iniziativa che ha coinvolto le 10 classi della scuola primaria Luigi Rossi, più una rappresentanza dei bambini della scuola dell'infanzia Collodi di Gimarra. Con un corteo per le vie del centro storico di Fano, tutti i bambini hanno voluto esprimere con disegni, bandiere e colombe il loro messaggio, una richiesta di pace per un mondo il quale, con le parole di Gianni Rodari, deve sapere che ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio la guerra. Nel cortile dell'Istituto Padalino i 3 ordini di scuola si sono scambiati doni per la pace, condividendo in una sola voce il forte messaggio. Cambiamo argomento. La passeggiata del Molo di Ponente è illuminata da nuovi pali con luci a LED. Questo intervento renderà più sicuro uno dei luoghi più frequentati dai fanesi. Tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. 33 nuovi pali illuminanti di ultima generazione renderanno una delle passeggiate più frequentate dai fanesi più bella e sicura.
Stiamo parlando del primo stralcio di lavori al molo di Ponente, quello che conduce ai famosi quadri e al faro d'ingresso al porto turistico. Per un importo di circa 35.000 euro si risolve una delle tante richieste dei cittadini che percorrono questo posto quotidianamente, soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione. Il molo era molto buio, di conseguenza poteva risultare pericoloso, soprattutto in bicicletta. Per le sere d'estate, quanto è così buio. E poi il fatto di una maggiore fruibilità, vero, adesso si può usufruire di questa struttura. Abbiamo installato 33 pali in vetroresina con luce a LED, inseriti fuori dal camminamento, di modo che il camminamento l'abbiamo ampliato. E abbiamo soprattutto cercato di dare una luce uniforme che non interferisse con le attività anche di navigazione del molo. Tant'è che in fondo al molo, per timore di interferire con il faro per la navigazione, abbiamo messo in terra, che ancora dobbiamo installarli, 9 faretti per creare una specie di camminamento. Che chiaramente adesso che questo è illuminato, uno arriva, è tutto illuminato, quel punto buio poteva essere un elemento di pericolo. I lavori sono stati progettati dallo studio Politecnos. Io sono il direttore dei lavori, Federico Fabbri il dirigente responsabile del procedimento. I lampioni rimarranno accesi dalle 18.30 fino al levare del sole, con un impatto minimo all'inquinamento luminoso. Con questo intervento restituiamo alla nostra città un luogo fantastico. Inoltre, questo tratto fa parte di un progetto più ampio che prevederà il collegamento del centro storico al mare attraverso la Darsena Borghese, attraverso il ponte tra Porto e Lido, che crediamo possa essere in futuro una passeggiata fantastica che farà veramente bene alla nostra città e al suo sviluppo turistico. I prossimi interventi riguarderanno la riqualificazione della pavimentazione per poi, in un secondo momento, interessare la parte interna al porto. L'importo di tutti i lavori è di 200.000 euro. A breve inizieranno anche sulla parte, diciamo, dedicata alle attività produttive, e metteremo dei varchi in maniera tale che possano entrare solo le auto che hanno i permessi, riqualificheremo anche la passeggiata, rifaremo in parte anche la pavimentazione. Sono interventi che appunto servono a migliorare la sicurezza del porto e in questo caso la fruibilità. Si dovrà attendere il prossimo 31 marzo per sapere quale sarà la localizzazione della stazione di conversione terminale dell'elettrodotto sottomarino Adriatic Link. I comuni interessati sono quelli di Fano e Cartoceto. Intanto oggi Terna ha annunciato l'aggiornamento del piano industriale con investimenti quasi raddoppiati nelle Marche. La realizzazione delle infrastrutture coinvolgerà 63 imprese e 250 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica. Poi 30 professionisti e studi tecnici. Inoltre 108 milioni di euro saranno destinati all'ammodernamento degli asset esistenti. Nella stazione elettrica di Fano verranno installati dei compensatori sincroni. Si tratta di un macchinario tecnologicamente molto avanzato che permette di stabilizzare e gestire in sicurezza la rete elettrica, regolando la tensione e riducendo al minimo gli sbalzi dovuti all'intermittenza della produzione di fonti eoliche e fotovoltaiche. Ed ora una carrellata di segnalazioni. Partiamo dalle foto che ci sono arrivate oggi pomeriggio da Fossombrone, dove intorno alle 17.45 ha preso fuoco uno scooter. Siamo nel parcheggio Le Mosse, dedicato ai camper. La seconda foto ci arriva da via Brenta al Poderino di Fano. Sono 50 anni che non viene asfaltata, ha precisato un nostro telespettatore che chiede al comune almeno di chiudere le buche. E non va meglio in via Basilicata e in via Marche, che da anni ci hanno scritto si trovano in queste condizioni con cordoli rotti e la zona che praticamente è abbandonata al degrado. Ci spostiamo nella zona del porto, dove un reporter di strada ha fotografato un cassonetto dei rifiuti finito in mare. Vediamo anche il video. Visto il gran numero di alghe, sicuramente è in acqua da molto tempo. Poco distante ci segnalano lo stato di degrado della scalinata che va da via Gentile da Fabriano e che conduce al cavalcavia Cristoforo Colombo. Viene richiesta anche la pulizia delle mura malatestiane.
Un altro messaggio che è rivolto agli amministratori di Fano. Sono passati 4 mesi dal sopralluogo effettuato dalla polizia locale, ma ancora non si è visto nessuno per sistemare questa fognatura in via Flaminia 119 a Cucurano. Vorrei sapere, chiede la nostra telespettatrice, quanto tempo dobbiamo aspettare. È in un passo carrabile e si fa difficoltà a transitare, ci ha raccontato. Inoltre è molto pericoloso per pedoni e ciclisti, visto che è l'unico posto in cui possono passare. Dopo i lavori di restauro e di miglioramento sismico, domani a Mondolfo verrà inaugurato il bastione Sant'Anna, che è chiuso al pubblico da decenni. Taglio del nastro domani per il bastione Sant'Anna in occasione delle giornate FAI di primavera. L'inaugurazione è prevista per le ore 10 con gli apprendisti ciceroni dell'Istituto Comprensivo Fermi, che faranno da guida ai visitatori. Ad annunciare l'evento il sindaco Nicola Barbieri, l'assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello e il consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli. Mondolfo recupera così uno dei luoghi storici più suggestivi, rimasto inaccessibile per lunghi decenni e che ora, dopo complessi restauri, viene restituito alla comunità, tornando ad essere fruibile da tutti. I lavori hanno riguardato il miglioramento della sicurezza degli spazi interni, quindi sono state recuperate le sale interne al bastione ed è stato anche ripristinato l'accesso da via Genga fino al giardino Martiniano. E lavori per un importo totale di 340.000 euro che sono stati possibili grazie ad un importante finanziamento della Regione Marche e un contributo della Fondazione Carifano e di fondi del bilancio comunale. Il restauro, avvenuto sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, consentirà di poter utilizzare una prima parte degli spazi ipogei. Infatti, il bastione ha visto un importante intervento di miglioramento sismico che ne consente la riapertura con una prima serie di locali sotterranei collegati anche alle cantine di quello che fu il monastero benedettino. Il bastione Sant'Anna venne costruito dopo l'assedio di Mondolfo del 1517 e finalmente da sabato in avanti, così come nei prossimi mesi e nei prossimi anni, tutta la cittadinanza potrà tornare a rivivere questo luogo storico e accedervi. In occasione delle giornate del FAI, infatti il 26 e il 27 ci saranno anche le giornate del FAI, sarà possibile fare visite guidate e all'interno sarà allestito anche, come dire, ci sarà una mostra dedicata a Francesco Di Giorgio Martini, di cui avremo modo di parlare in futuro e che in qualche modo caratterizzerà, insomma, il bastione e anche il giardino martiniano adiacente al bastione. Mi viene da dire che aspettiamo le persone, insomma, la nostra cittadinanza, perché possa venire a visitarlo e possa in qualche maniera godersi di nuovo questo luogo così importante e tornare a viverlo, a visitarlo e ad ascoltare un po' tutti i racconti che ruoteranno attorno a questo bene storico-culturale di grande importanza. Questa mattina il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha fatto visita al Conservatorio Rossini di Pesaro, accompagnato dal consigliere Nicola Baiocchi. Nella sala delle colonne di Palazzo Olivieri, storica sede del Conservatorio, sono stati accolti dal presidente Salvatore Giordano e dal direttore dell'istituto, il maestro Fabio Masini. Durante l'incontro sono state presentate le linee guida del progetto di riqualificazione dell'edificio, reso possibile grazie al finanziamento di 5,5 milioni di euro ottenuti dal Ministero. Inoltre è stato sottolineato l'intento di rafforzare la collaborazione tra Regione e Conservatorio anche in vista dell'importante appuntamento del 2024 in occasione della vittoria di Pesaro a capitale della cultura. Nelle Marche proseguono i lavori per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Anche oggi la transizione è proseguita nelle province di Fermo e di Ascoli Piceno. L'intervento, ci hanno riferito, che si completerà nella giornata del 6 aprile. E vi ricordo che lunedì il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. In chiusura ringraziamo i sostenitori di Fano TV, Mirko Conti, Massimo Girolomoni, Fabio Casoli e Giovanna Margani. E con questi ringraziamenti chiudiamo qua il telegiornale. L'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti voi, arrivederci. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Sostieni Fano TV.